Yolanda Zip. Hello everyone! Rieccoci tornati con un nuovo video! Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Io sono Yolanda! E io sono sempre Daniele! E oggi siamo tornati con una nuova sfida melmosa! Ah, mamma mia! E poppettosa, perché oggi dobbiamo cercare di riconoscere nel minor tempo possibile il poppit che ci viene selezionato. Nella che melma! Nella melma! Nella melma slimosa! Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, questa praticamente esatto, è una gelatina slimosa. Quella questa è adatta però per le vasche da bagno, sì. Quindi non è niente di quella scherza. Con la quale ho fatto anche il video 4 anni fa, lo bagno nello slime. Nella vasca, quindi questa melma poi si scarica tranquillamente nella vasca da bagno. E niente, quindi a turno ci venderemo e nel minor tempo possibile, attivando il timer, vedremo se riusciremo a trovare il poppit. Lasciate un bel pollice in su. Ovviamente iscrivetevi ed attivate la campanella per ricevere sempre tutte quante le notifiche del mio canale, mi raccomando. E niente, facciamo un bellissimo gioco. Il gioco che mi suggeriva Daniele è questo. Mi dovete scrivere tutti quanti giù nei commenti. Lo vedete SpongeBob? Chi non vede SpongeBob? Come si chiama l'amico di SpongeBob? Quello rosa. La stella marina. E io devo mettere tutti questi poppit dentro. E devo far riconoscere ovviamente a Daniele il poppit. Oh mio Dio. Posso usare una sola mano? Sì, puoi usare una sola mano. Penso che sia meglio. Ma affondano! Un po' sì, un po' no! My god! Madonna, raga, dopo li devo lavare tutti questi. Da non commentare! Vabbè, abbiamo qui l'asciugamano, raga, tanto è acqua, cioè non è niente di particolare. Pronto? Allora, aspetta, devo attivare ovviamente il countdown per vedere in quanto tempo. Ragazzi, non riesco neanche a prendere il cellulare. Allora, ho preso il cronometro. Vai. E Daniele... Allora, mi devi trovare adesso il polipetto tra 3, 2, 1, vai! Schifo. Vai, immergi la mano! Vediamo in quanto tempo Daniele mi trova il polipo. Ovviamente me lo deve trovare... Esatto! Cioè, deve prendere ovviamente il poppit giusto. Mamma mia, ragazzi, questa challenge è bellissima. Me l'ha suggerita una di voi qui su YouTube. Adoro. È difficile! È difficilissimo. Veramente! Credevo fosse più facile. Due mani, se non Dai, dico solamente già 27 secondi. È difficile? Vai, vai. Oh, poi ho più poppit. È molto difficile. L'hai scelto? Sì. Scelto? Sì. In 37 secondi hai preso anche il poppit sbagliato. No, è tavolina. Ragazzi, io mi metto... però attento che non far cadere l'acqua. Daniele ha detto io li scuoto. Volevo un po' scuotere, ma di no. No. Ok. Allora... Allora, scegli il poppit. Devi trovarmi il granchietto. Oh! Ferma. Pronti, partenza. Via. Madonna, ragazzi, sotto è tutta verma. 20 secondi, Aiuto. Questo. Sicura? Sì. Ma che ho stoppato. Ti sbendo? Sì. Madonna, 20 secondi. 29. Madonna, ragazzi! Hai vinto tu. Oddio! Aspetta, aspetta. Mamma mia! Buttalo dentro! No, 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 me lo tengo io! Sembra Slimer di Ghostbusters. Sembra Slimer di Slime. Ma Slimer di Ghostbusters. Raga, è una sfida super viscidosa. Allora, è viscidosa e poi è super difficile, però è super divertente. Ok, allora, sei pronto? Mi devi trovare il poppit di Among Us. 3, 2, 1, vai! Partito il timer, ragazzi, è difficile. Ve lo giuriamo che è veramente difficile. Poi sotto c'è proprio lo slime grumoso e quindi... Sì, più vai sotto, sì. Più vai sotto e peggio è. Ragazzi, questo slime è stato fatto con quelle polverine che si sciolgono nell'acqua. Quindi è anche... Di certo non me lo mettiamo a fare con la colla, era difficilissimo. Poi non veniva così liquidoso. Daniele, dico solo 25 secondi. Vabbè, dai, vediamo un pochettino se riesci. È stra-difficile. Vediamo un pochettino se Daniele riesce. Madonna. Io la... 37-38. Madonna, Daniele, stai veramente, Questo. Ok, sicuro? Sì. Bravo! Oh, a 43 secondi però l'ha trovato, Meno male. 43, vabbè, comunque mettilo qui, spiaccicalo.
Ok, okay ben, quindi 43 secondi Daniele. Io devo fare meno tempo di Daniele. Se okay. riesco a trovarlo, ovviamente. Trovami la carota. Vai, facile. Però devi attivare. Pronti, partenza, via. E la roba va proprio di petto. Questa. Sicura? Sì. Vai, sì. Mi trovo meglio alzata perché non ce la fa. Mamma mia! Quanto 16 secondi! Ma che tempo di metterla a mano? Tu già l'avevi presa in mano, la stavi scartando, mannaggia. Sì, perché non avevo sentito questo, credevo fosse l'ananas. Mannaggia, mannaggia. Però poi ho toccato l'ananas e ho detto no, questo non è l'ananas. Svermosissimo! La voce da cartone animato. Ok, allora 2-1. 2-1, sto vincendo. Per il momento ho trovato sia il granchio sia la carota. Tu solo Among Us e il primo l'hai sbagliato. Quindi esatto. siamo 2-1. Sì. Allora, tu mi devi trovare adesso la ranocchietta. Poppet ranocchietta. Qual è Poppet ranocchietta? La ranocchia. La rana. Ok. Allora, 3-2-1, vai. Partito. Countdown, come potete sentire, 5 secondi dall'inizio. Oh mamma mia, ragazzi. Daniele pure è andato prepotente, prepotentissimo. Vediamo un pochettino se riesce a trovare la ranocchietta che gli ho chiesto. Difficile. Difficilissimo. Ma tu perché ne prendi una alla volta? Vai, acciappo tutto cosa. La prendo, non ti capisco. Già 43, ragazzi. È un minuto fermo, Boh, mi butto. Questa qua. Mi sono buttato. 51 secondi. E hai pure sbagliato. Wow, il T-Rex. No, mi devi dire Poppet. Limone. Oh, mammina, vai. 1, 2, 3, via. Il limoncino. Come bello il limoncino. È questo. Sicura? Sì. Aspidarella fa, non lo so. Perché guarda. Ho sentito le foglie con questo. Sei paurosa. Madonna, ragazzi, no, veramente, ma tutto bene. Sentiamo un po' Non riesco a schiacciarlo. Ma è bagnato. No, perché? Sei viscida. Sì, no, sono viscida e poi la mia mano si appiccica dentro al buco del Poppet. Allora, guarda, già sono diminuiti, già 1, 2, 3, 4 in meno. Ma è prima che arriva a 5, com'è? No. No, vabbè, chi ne pesca di più? Dai, facciamone altri due e vediamo. Allora, mi devi trovare l'aragosta. Allora, 3, 2, 1, via! Io non parlo, faccio solo gesti. Io solamente la vivo, se ne levo. Questa. Secondo te è giusta? Sì. Bravo! Ce l'ho fatta! Oh, 18 secondi! Record! Bravissimo! È perché ho avuto la fortuna che non è affondato, stavo là vicino, tu mi hai dato un grande suggerimento. Bravo. Lo so! Questa Yolandina! Io ti ho voluto aiutare! Vedete come sono brava io con Daniele? 18 secondi! Bravo! Yeah. Sei stato bravo! Vediamo se io ti riesco a battere in questo record di 18 secondi, visto che è comunque poco 18, Non è facile. Non è facile. Esatto. Daniele sta scegliendo il Poppet, lo vedo scrutare dentro la vaschetta. Oh, non è facile comunque, raga, riconoscerli. Già normali così non è facile, figuratevi dentro la melma. C'è nello slime. Allora, quando vuoi, sei pronto, devi attivare il countdown e dirmi, ovviamente. Il gufo! Che cattiveria, raga! 1, 2, 3, via! Il gufetto devi trovare, se il punto tu vuoi fare. Se superi 18, già ti fermi. Quindi di essere veloce. Questo! Ora. Sicura? Sì! Però, cioè, nel senso, aiuto. Sì, vabbè, ma... Ho sentito gli occhi, ragazzi, ero indecisa tra... La rana è questa. In 11 secondi, cioè, ma come faccio a batterti? Impossibile! Ma ero indecisissima perché credevo fosse la ranocchietta. Invece ho sentito gli occhi giganti del gufo. Paura. Oh, io questi qua li maneggio praticamente sempre, sti Poppet. Pure è vero, che se te li conosci meglio di me. Aiuto! Praticamente vuoi dire che ho perso. Praticamente ho stravinto. Vi voglio far vedere una cosa, ragazzi. Cioè, guardate qua sotto. No, raga, che schifo. È stramelmoso, guardate qua. Gelatinoso. È stramelmoso gelatino. Però sotto è forse è veramente super SMR. Guarda qua. È super schifoso.
Ok ragazzi, allora grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e ovviamente strappato un sorriso come sempre. Vi mandiamo un bacione, un abbraccione e come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao ragazzi. Bye.